Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video della Pyro Sushi Show. Oggi vi presento uno speciale, ovvero un petardo molto particolare che si chiama Mini Thunder. Diciamo è una rappresentazione in miniatura, miniatura per modo di dire, in questione di grammatura, del Black Thunder, ovvero prodotto dalla pirotecnica che arrappa proprio come Black Thunder. Solo che a differenza di questo petardo, sta nella grammatura. All'apparenza sembra proprio un petardone classico, miccione, cioè la spoletta, una grandezza proprio come quella di un petardone. Cambia la grammatura. Infatti, guardando semplicemente dal sotto, si noterà che è vuoto. Vedete il tappo in fondo? È vuoto per circa fino qua. Ovvero, se andiamo a leggere la grammatura di questo petardo, che non so se qua è riportata, dovrebbe essere di 1 grammo. Qua su petardo non è neanche riportata, sarà scritta nella scatola. Andiamo a leggere. Qua dietro, eccoci. Peso netto 1 grammo per pezzo. Io sono rimasto un po' deluso da questa cosa, perché mi aspettavo di trovare un petardone classico Mini Thunder almeno con 6 grammi. Invece me lo sono trovato da 1 grammo. Tempo di esplosione 15 secondi. Suono ancora 120 decibel. Come per gli altri petardi che ho recensito di recente. Questo petardo, diciamo, all'esplosione e tutto, sembra proprio un vero petardone perché fa la spoletta e tutto. La differenza sta nello scoppio. Comunque, a mio avviso, per fare una bella figura, potevano mettere un po' di più di grammatura. Comunque, non sono male. Sono sicuro che questi non li comprerò più. Li sconsiglio vivamente. Se volete comprare una scatola per provarli, non c'è niente di male, dato che sono i petardoni, sono legali questi qua. Però non aspettatevi grandi potenze. Ora vi lascio l'esplosione.